Carissimi amici della Palamano, sì. Cassano Magnago, bentornati dopo 3 mesi di pausa. Siamo finalmente in diretta qua dalla Palatac. Sì, dai, insomma, più o meno, dai. Anche qualcosina in più, aprile, maggio, le ultime partite. Quindi troppo tempo, vi siamo mancati, speriamo di sì, dai, diciamo. Grazie. Di sì. Intanto grazie, ci presentiamo, quindi saluto il buon Cassio Peti che è venuto qua. E chi vi parlava era Luca Basile. E stiamo per trasmettervi le emozioni della nuova Serie A Gold, seconda giornata, primo impegno casalingo per Cassano Magnago Handball Club e ospiti di questo primo match, niente poco di meno, partiamo col botto, i campioni d'Italia della Conversano. Non so se mi spiego. Le squadre stanno per entrare in campo. Ecco qua, gente, facce nuove, meno nuove. La coppia arbitrale di oggi è la coppia Dionisi-Maccarone, coadiuvata dal commissario Fabian Walter. Andiamo subito con le formazioni. Adesso il buon Davide, che qua in regia con noi, ci propone grande subito la Davide. Grafica con il roster del Conversano, che andiamo a leggervi velocemente. Con il numero 1 Di Caro Pasquale, con 6 Sciorci Giampaolo, 10 De Giorgio Ignazio, 11 Branche Thomas. Qui c'è un errore di Gian Domenico, il 12 di Gian Domenico Pasqualino, 17 Jacob Nesson, 18 Riail Suaid, 19 Massimiliano Possamai, 22 Emiliano Alfarano, 25 Pablo Marrocchi, 27 Gabriele Iachemet, 29 Matteo Svobel, il 33 capitano Jacopo Lupo. Passiamo subito a Cassano con 12 Monciardini Luca, 14 Lazzari, 19 Saitta, 27 Labruna, 29 Branca, 30 Bassanese, 43 Salvati, 44 Kabir, 67 Borghi, 77 capitano Dorio Mattia, 81 Visentin Giacomo, 85 Mazza Federico, 91 Savini, 93 Riva Nicolò, 95 Visentin Riccardo, 99 Albanini Germano. Ecco, sì, abbiamo sentito l'urlo. Andati molto veloce perché ormai le squadre stanno per entrare in campo. Esatto. Primo possesso palla sembra essere per il Cassano, vediamo i giocatori che si in casacca maranto classica con gli inserti bianchi, quindi la divisa light. Cassano che in questo primo tempo attaccherà dalla vostra sinistra, però era una finta, stavano solo sistemando la pece sul pallone, ma adesso si schierano in difesa, quindi il primo possesso sarà del Conversano. Conversano, anche questa parte 0-0, Luca. Sì. Andremo subito a vedere lo starting seven per il Conversano. Sembra esserci Iachemet. Vedo un ottimo Possamai con la palla, il Cobra. Ah, dobbiamo sfruttare l'occasione anche per salutare un Alessio Moretti, infortunato. Non fa parte della partita perché si è infortunato in preparazione atletica. Infortunio serio che lo terrà fuori ormai un mesetto, già quasi passato, però temo che per altri 4-5. Certo. L'abbiamo incontrato in settimana, intanto parte il match, ricordiamo gli arbitri Dionisi e Maccarone, abbiamo detto incontrato Alessio in settimana. Ci ha fatto la promessa che se i ragazzi si qualificheranno per la finale di Coppa Italia farà di tutto per tornare in campo in Coppa Italia a febbraio. Bene, quindi il suo target ce l'ha, che è anche quello della squadra, ovviamente. Vogliamo Conversano dire che parte con Jacob Nesson schierato all'ala destra, poi Possamai terzino, Ignazio De Giorgio centrale con numero 25, Pablo Marrocchi, nuovo acquisto a terzino a sinistro. Altro acquisto all'ala sinistra, Iachemet, e pivot con numero 18, nuovo straniero passivo, anche lui, quattro passaggi, pivot, recuperata la palla, fallo sul pivot. Sì, ne approfittiamo per ricordarvi quella che è una delle nuove regole introdotte questa stagione: quando c'è la chiamata di passivo da parte della coppia arbitrale, i passaggi sono stati ridotti a 4, non più 6. Perfetto. Quindi ridotti di un terzo, questo dovrebbe velocizzare un po' di più il gioco. Intanto Conversano al tiro e palla vicino al palo fuori. E quindi credo abbia toccato anche Riva, che era in porta per Cassano. Poi ci siamo dimenticati, tra i pali per il Conversano, Pasquale Di Caro. Sappiamo che Pasqualino ha avuto qualche problema, è a referto, quindi è a disposizione, però per ora preferisce dare spazio al giovane Pasquale Ed Di Caro, ecco, Alessandro Panion. Tarafino.
Primo attacco per il Cassano, palla sul palo, ma c'è stata anche una deviazione, sì, quindi si rimane in attacco. Sì, difensore conversano, palla sul fondo, proprietà della palla del Cassano. È la nuova novità della panchina del Cassano, lo diciamo. Esatto, stavo dicendo lo starting seven del Cassano, che vede Branca sinistra, Mazza, sì, terzino, Savini, Neoquisto, anche il ritorno centrale, Salvati terzino destro, un altro gradito ritorno insieme ad Alessio dal Conversano, vale a dire l'ala destra Gabriele Saitta con 19 e un ritorno, non aveva mai allenato la senior, aveva allenato le giovanili e la nostra senior femminile, sì, ora alla guida della senior maschile Matteo Bellotti e poi tra i pali il nostro Nicolo Riva. Abbiamo Nicolo Riva, tirato intanto il Cassano e palla ancora sopra, nulla traversa di fatto, 0-0. Squadre che vengono entrambi da una vittoria al primo turno. Conversano, ottimo successo con il Pressano tra le mura amiche, mentre il Cassano vittorioso sul campo della neopromossa Palamano Romagna con 10 reti di scarto, vado a memoria, 32-22, un risultato del genere. E quindi adesso ha tirato anche il Conversano e non c'è stato esito, quindi ancora 0-0. Mazza supera 9 metri. Abbiamo super pivot Dorio numero 77 che recupera la palla. Ancora nulla di fatto. Sì, 0-0 al terzo minuto del primo tempo. Chiamo schema Mazza. Savini di là. Cambia con Savini. Savini, ecco. Salvati. Ancora va, cambio. Pivot dall'alto. Prima rete dell'incontro. Bellissimo. Il neo capitano, l'abbiamo detto, ma esatto, è giusto super sottolinearlo. Dorio. Con il ritiro di Milanovic, bellissimo, la fascia capitano del è andata sulle del Conversano, attenzione, c'è il pivot Conversano a terra, il Cassano sviluppa il gioco lo stesso, cambio, riesce a intercettare palla, Saitta e gol! Il Cassano, giocatore del Conversano, era ancora sui 6 metri del Cassano dopo lo scontro, il pivot del Conversano, attenzione. C'è la panchina del Conversano, ha qualcosa da dire. Adesso giocatori del Cassano sono con il pivot del Conversano che ha fatto un bellissimo gol in caduta, ha preso l'incrocio alla destra, palla sullo spigolo e quasi sul secondo palo e si è insaccata. Era 1-1 e il Cassano ha fatto il 2-1 nel frattempo. Con il sì, giocatore sfruttando che abbiamo la superiorità numerica. Poi ovviamente adesso per poter riprendere il gioco bisogna aspettare che adesso scopriremo anche l'esatta pronuncia, sì, vai. Però, diciamo essendo giocatore nuovo di lingua francese, credo che sia di Moa Suid un Valir, tu dici, aspetta che andiamo, che numero è? Eccolo lì, ah, Suid Riad, va bene, diciamo che sia Suid, va bene, di nazionalità qui è segnato francese, ma mi sembra di aver letto nelle note che mi ha passato gentilissimo amico di Conversano, grazie Luca, che ci fosse scritto franco marocchino, quindi doppia nazionalità, poi ovviamente giocando in Italia fa prevalere la nazionalità francese italiana, che è quella comunitaria, scusa. Ok, quindi franco marocchino, se è in Europa è franco, va bene. Quindi 2-1 per il Cassano, possesso palla per il allora, Conversano. Eccolo qua, ringrazio subito Massimiliano che mi suggerisce Riad Suid, la pronuncia, Riad Suid. Eravamo quasi, era un out di troppo. A sfondo, sfondo del fischiato. Cobra, su Branca se non sbaglio, caro Luca. Allora, ci corregge, è origini tunisine ma nazionalità unica francese. Nazionalità unica francese, origini tunisine, l'abbiamo capito, abbiamo parlato di per due minuti di lui e abbiamo dato informazioni precise, l'importante è la precisione. Tanto l'importante però, lo vediamo ancora in panchina, Dolora, probabilmente ha picchiato il capo cadendo perché si tiene proprio il ghiaccio sulla nuca. Quindi capisco, perché voi sapete che un pivot, come si dice, lui tira finché non ha le orecchie per terra. E allora a quel punto, ecco, Scarico Savini, va, Pianio, un primo palo, 3-1 per il Cassano. Prova ad allungare il Cassano, si è sbloccato il punteggio. Ancora pivot stavolta, ma c'è portiere. Era Sciorci per l'occasione. Ma c'è subentrato Suid. Tanto seconda ecco, fase per il Cassano Branca. Con Branca che viene toccato, però, ma non c'è fallo. Gli arbitri considerano che avesse il controllo al momento dello stacco e che la perdita dell'equilibrio sia successiva. Perde la palla Cassano, va e vediamo dove va. Io andrei un po' più verso il centro. Panion ed è un 4-1 per il Cassano. 4-1 per il Cassano, il pubblico del Cassano si
si sente, devo dire, che Luca ha parcheggiato quasi a Cairate per venire qua, quindi sono belle cose che fa sempre piacere vedere tante macchine parcheggiate attorno il palazzetto Tacca di Cassano. Intanto Cassano 4 con Versano 1, 5.36. Vedo un bel doppio pivot per il Conversano, Luca. Adesso uno è pivot, va a fare l'ala. Savini scala da fuori, Marocchi ancora per Sciorci, disturbato, infatti una c'è una sola sanzione, due minuti diretto per subito Mazza. Mazza, credo sì, però nonostante questo, quindi grande azione del disturbo pivot, Sciorci è riuscito a coordinarsi e a realizzare. Quindi Sciorci con Mazza che gli faceva fallo ha segnato e ha determinato i due minuti per Mazza. Grande plain, come si suol dire, plain. Plain, molto contento l'allenatore del Conversano. Peccato perché stava andando bene il Cassano, che adesso dovrà un po' gestire, essendo vediamo, no, siamo senza portinaio. Sì, giochiamo l'extra player, quindi scegliamo di mantenere la parità numerica con l'uomo di movimento, però rinunciando all'estremo difensore, quindi vedo sempre situazione a rischio. Un giovincello a sinistra, vedo un terzino sinistro. Sì, la Bruna è entrato chiaramente Super fuori Mazza e rinunciando a portiere si mette in campo un terzino e dalla panchina ha potuto usufruire dell'opportunità di Simone La Bruna. Ecco bello, sì, sono molto fuori, vedete il profondo, il Cassano non sa più cosa fare, deve rinunciare a mandare un portiere, sì, è già, adesso in inferiorità numerica, cambio di direzione, scarico, non c'è più spazio, ma va a giocarla lo stesso, angolo chiuso Saita. Per Saita, che però lo ritiene a sufficiente per provarci, ha detto e trova l'angolo giusto. Col suo piede d'appoggio sfiora la riga di fondo, quindi angolo super zero, e quindi riesce a infilare il 5-2, grande prestazione. Poi, del Super 6. Visto che abbiamo citato l'ingresso di La Bruna, ne approfitto perché dall'ultima trasmissione qua dal Palattacca sono successe cose particolari nel finale di stagione, vale a dire che abbiamo riconfermato gli scudetti Under 20 maschile e femminile con l'aggiunta dell'Under 17 maschile, quindi altri tre campionati giovanili in bacheca. E Simone Albruno è stato sicuramente uno dei protagonisti dell'Under 20. Intanto il Conversano ha fatto il suo terzo gol, punteggio 5-3, 7-16 primo tempo. Vediamo una difesa profonda del Conversano su un 5-1 profondo. Questo mette in difficoltà ovviamente Savini, vuole giocare a destra perché vuole partire. Cambio di direzione, scarico, eccolo qua che mi va sullo spazio. Ecco Liberadorio, Panio Riga. Invasione Riga. Chiamata al pivot, può ripartire con Versano per accorciare Savini distanze. Le vede quelle cose lì, ovviamente il pivot era super libero, poi il vantaggio di Dorio che tu puoi passare la palla quasi a 3 metri, che è difficile che il difensore la prenda. Tanto ma lui con le abbiamo sue manone superato un momento difficile, è rientrato Mazza, sì. Quindi parità numerica ristabilita. Anche il in pivot campo del Conversano, Luca. Peccato perché avevamo segnato, sì, esatto, quel gol nonostante l'infrittura numerica, perché in quell'azione non avevamo fatto l'extra pay, potremmo quindi dire 4-1 l'abbiamo fatto ed è subito il gol del Conversano. Bello movimento di Pablo Marrocchi che si infila nella difesa Maranto e va a realizzare il 5-4. Sì, bella questa azione, iniziativa personale, però classe fuori discussione per Pablo Marrocchi, che è rientrato nel campionato italiano e subito ha fatto sentire la sua presenza sia sabato scorso sia in questi primi 8 minuti quest'oggi, è qui a dire sono ancora in grado di esprimermi ad altissimo livello. Per chi avesse qualche dubbio, noi no, ma probabilmente ci ha tenuto a fugare ogni dubbio. Pivot ancora un bel passaggio per il pivot, rigore. Nessuna penalità per il giocatore Conversano, ma liberato benissimo con un sottomano praticamente semi-eretta, liberato Dorio che è facile trovare in mezzo ai difensori visto la sua stazza, ha detto la butto lì vicino il faccione e infatti poi l'ha presa Dorio che è stato preso, ma ormai era verso il portiere Mazza. Panion e va sul 5-6-4 per il Cassano. Comunque grande, era regolare questa volta la posizione di Dore, buono il passaggio, buona la ricezione, ha costretto, credo fosse possa mai a eccedere nel trattenerlo. Sì, perché se notate era già verso il portiere, aveva conquistato il difensore la posizione, il difensore era sulla sua schiena, quindi è logico a questo punto che l'attaccante ha il vantaggio, qualsiasi fallo è fallo da rigore. Abbiamo parlato prima della nuova regola del passivo con i 4 passaggi a posto che 6, poi avremo modo di spiegarvi anche invece quella della rimessa veloce, anche se le due squadre
squadre per ora non sembrano intenzioni di sfruttarlo. Grande! Poi, casomai, ne parleremo più avanti. Intanto gol di De Giorgio. Avete notato, piede perno, si è fumato l'ala che ha tentato di anticiparlo, ruotato solo su se stesso, si è trovato solo su 6 metri ed è andato a segnare. Bellissimo gol del giocatore conversano, bella tecnica. E il punteggio 6-5, decimo del primo tempo. Partita equilibrata fino a questo momento, così ci piace, vibrante. Preferivo sul 4-1. Ha provato il Cassano. Mi piaceva equilibrare, ma col 3, col gap 3, ma mantenuto. Vediamo Cassano, difficoltà, soprattutto da destra. Mazza che dà verso Salvini, cambio di direzione, lo scarica. Da fuori Mazza, non riesce a chiudere, la palla che si perde oltre la traversa. C'era anche Conversano, un picco di disturbo, ma sì, non ritenuto grave il proprio arbitraggio. Si può ripartire, seconda fase, poi si schiera bene la difesa del Cassano, quindi si ripartirà. Molto bene la difesa del Cassano, anche in questo caso. Sì, non ho capito cosa ha fatto. Buttato via il pallone? Sì, la palla era buona, quindi c'era stato un disturbo anche in questo caso, sì, però sul non pivot, c'era stato fischio. Non ritenuto falloso, poi il Cassano ha provato un lancio, ma non si sono capiti Riva e Branca. È vero palla... che c'era Branca effettivamente che andava, però era un metro era qualcosa lungo, in ritardo sì. rispetto ai difensori. Il portiere gli ha dato la palla sulla corsa, ma Riva ha interrotto, l'attaccante del Cassano ha interrotto. Pallo sul piede del giocatore del Cassano, involontario, sì, però era involontario. Però diciamo il tocco di piede non ha... Assolutamente, lui era impostato in difesa. Sì, ma non c'è volontarietà, non so se sono proprio cortegliato, perché il tocco di piede sì. è comunque fallo, anche in caso di involontarietà. Sfondamento sì, si era visto. Il giocatore del Cassano ha tentato il cambio di direzione, ma il difensore del Conversano era proprio di sterno davanti a lui ed è stato impattato. Gran sfondamento da manuale, come si dice. Bella difesa del Conversano. Dopo un avvio vibrante, ora in questa fase, 3-4 azioni in cui gli attacchi sì, hanno sprecato un sì, po' di palloni, stanno perdendo un po' di lucidità, siamo appena all'11esimo, quindi non credo che le squadre siano già stanche. Chiaramente siamo alle prime partite, quindi ci sono da tanti giocatori nuovi, sistemi, automatismi da trovare, quindi qualche palla persa in più è normale. Però insomma rivediamo che sono 4 attacchi consecutivi da una parte e dall'altra in cui non si arriva Bravo. Neanche alla conclusione. Marcato bene il pivot da parte del pivot del Cassano, gli ha fatto perdere il possesso palla. Possa mai. Molto bello questa gol qua. Molto bello, tanto sotto mano. Innanzitutto segnaliamo con molto piacere che Suid è tornato in campo, quindi recuperato dal colpo alla nuca di prima, e questo comunque ci fa piacere. Poi ha realizzato anche un Avete visto la mitico passaggio del Cobra Possamai, che ha sfruttato la posizione del pivot che si teneva ovviamente il difensore dietro, poi tenendo il vantaggio ha fatto una rotazione di braccio senza guardare Nuluk, bellissimo gol. Mazza prova, finta, scarica, di scarico, poi Sivini, riparte okay, l'azione, non riesce, attenzione, ottimo il attenzione. Timing di vediamo Nelson, vediamo un attimo cosa dicono gli arbitri, è possa o la difesa no, è possa sì, mai, si consultano, a me non sembrava, ma il fatto che cattivo. Gli ha tenuto le mani e stava cadendo, quindi lui non ha potuto mettere giù le mani, sì, diciamo che adesso il due minuti, il tocco al volto viene sanzionato molto di più, anche in caso di evidente involontarietà come in questo secondo caso. Secondo me, io non so se gli ha preso il volto, ma l'ha impattato e gli ha tenute le mani ferme, il giocatore non ha potuto mettere le mani a terra cadendo, quindi è andato giù di faccia. Non so se è stato il primo impatto o la continuazione del fallo. Comunque non so se è andato fuori qualcuno, Luca, del Conversano. Sì, sì, è a carico di Nelson. Nelson non aveva un otto. Però non si segna più niente sul... No, probabilmente gli è scappato via cronometrista, ma prima con Mazza l'ha segnalato, probabilmente adesso okay. gli è sfuggito. Però vedo che ha messo il cartellino, quello cartaceo, rivolto Mazza! Tanto Cassano sfrutta subito la superiorità numerica per riportarsi in avanti. 7-6, bisognerebbe dire a quelli della cosa che attenzione che anche per il Conversano vediamo c'è, si avvicina Di Caro alla panchina, poi decidono di sì, esce Di Caro, entra Lupo come settimo uomo di movimento, scusate, sesto uomo di movimento, sesto uomo di movimento sull'ala destra a posto proprio di Nesso, che oggi viene impiegato in questo inedito ruolo di ala destra.
Parte il De Conversano, Giorgio, possibilità del pareggio. Marrocchi si accentra, attenzione, possa mai ancora De Giorgio, ma ci mette la manona con la mano di richiamo. Ci mette la manona a riva, ha commesso anche infrazione di aria, non so se lo stesso De Giorgio o il Pir, comunque nel dubbio lui Riva aveva spazzato. Via. Avete visto, stava ritornando sul suo secondo palo, mano destra di richiamo, bellissima spazzata. Troppo bello. Cassano che può sfruttare ancora sul Tanumene, che vediamo, però capisce tutto Jakhemet, poi che con l'assistenza del compagno va. Parte in contropiede, sì, e annulla tutto quanto. C'era la chance del più due con l'uomo in più, ma passaggio... Sì. Mannaggia, il fatto che anche... Non so, al limite tra passaggio sbagliato e grossa intuizione di Gabriele Jakhemet, anche lui ne ha visto, ancora. E poi ancora, attenzione, Cassano un po' distratta in questa sì, fase. Sì, va a cercare le cose complesse. Bravi giocatori del Conversano a Positanne, yes, ma in questo caso credo sia più un demerito dei nostri. Poi... ci sarà anche i due minuti qua. Sì, qua sì, intervento di Jakhemet, ancora lui, questa volta in... netto ritardo, perché ancora una volta aveva tentato l'anticipo, poi sullo scarico su Said era in ritardo, ha provato a chiudere ma ha incocciato nel braccio già proteso in alto di Gabriele, quindi inevitabile, altra sanzione da due minuti e altro tiro dai sette metri che si prepara a tentare di realizzare sempre Federico Mazza. Il Super Mazza su punteggio 7 pari 14-53, quindi siamo a metà del primo tempo, è volato in un attimo. Cassano possibilità di andare in vantaggio. Vediamo, finta. Panion di Lassi. E realizza 3 su 3 dalla riga fino a questo momento per Federico. Cassano che si riporta in vantaggio, seppur di una sola lunghezza, quindi yes, partita, a parte quel tentativo di fuga iniziale sul 4-1, è stata sostanzialmente equilibrata. Il Conversano, sì, è stato in vantaggio perché la prima rete è stata loro, e quindi diciamo massimo vantaggio Conversano 1, massimo vantaggio per il Cassano 3, ma per breve tempo, quindi partita equilibratissima, e dovete aspettare, sopportarci fino al 60esimo per scoprire yes, chi la vincerà. Non so se era una possa minaccia o una promessa, interpretate come preferite. Ricaduto con la palla. Sì, non c'è sì, fallo sì. E poi a porta sì, vuota. No, l'ha beccato, l'ha mancata. L'ha mancata? No, fuori. No, perché ho visto la rete muove. Anch'io, ma era quella dietro. Ho visto che stavi già segnando, ti ho fermato. Ho detto non l'ha presa. Luca non l'ha presa la porta. Mannaggia. Si era accorto della porta vuota Usman, ma... seppure era quasi arrivata a metà campo, sì, non era, ha trovato. Ma in quel caso lì ti dici non tirare forte, ma tira preciso. Anzi, puoi anche fare boccia punta la palla. Comunque riparte Conversano. Peccatone per sempre il Cassano. Sempre con l'extra player. Ancora su Id. Bella girella, no, la tocca no, arriva e poi la va a controllare. Dai, vai Sabini, dai, che manca uno. Forza ragazzi, un po' tardi. Ma lui ci va lo stesso. Ma ci va lo stesso. Ma ci va lo stesso! Ha rischiato di farsi recuperare sì, da sì, Suid che stava rientrando, ma poi... Ha visto che poi l'ha spostato a destra, ma lui ha tenuto a sportellate per non essere buttato sull'angolo morto. È entrato Nelson intanto nel Conversano. Sì, sul è rientrato il primo dei due giocatori sanzionati, ora sta per rientrare anche gli Archimete, quindi probabilmente rientrerà il portiere. Vediamo Possa, usato come centrale di partenza. Gran cambio Marrocchi, di Marrocchi, bella palla per sì, bello. Sciorci che si era spostato alla sinistra, visto due minuti di Jakhemet. Anche da quella posizione si rende pericoloso. Sembrava un angolo molto chiuso, ma ha trovato la giusta sponda sul secondo palo. E poi hai visto com'è rimasto in aria, si è incurvato, ha guardato il portiere, poi Panino l'ha posizionato. Molto bello. Chiama schema Savini. 9-8, 17-26, cambio direzione, doppio pivot Cassano, ritorna, esce il terzino, riparte. Salvati, uno contro uno, secondo sì, direi Luca. E mi sento dire che questo c'era. Sì, quindi... perché addirittura di spalla, no. Non era neanche con lo sterno davanti, ma era defilato e quindi giusto, giustissimo. Bravo possa mai nella scelta del tempo per posizionarsi proprio davanti. E poi ruba palla Said, anche lui bravissimo nel timing. 3 contro 1, va Said e no, si fa ipnotizzare da Pasquale Di Caro. Bel intervento Paradona. Suo. A colpo sicuro Said, troppo sicuro. Troppo sicuro.
peccato perché aveva rubato un bel pallone. Ma c'era qualche superiorità numerica? No, 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 era no. Tutto regolare, aveva proprio scelto il tempo intercettando peccato. Il passaggio centrale terzino. Sarà andata bene che l'ha tenuto. Tentativo di uno contro uno di Passamai, lo ferma con le buone e anche un po' di cattive. Però l'ha tenuto nella caduta quando ha perso l'equilibrio, se no schienava. Pivot sulla destra della difesa Cassano. Doppio pivot che parte dalla sinistra, poi va doppio. De Giorgio, Possamai da fuori, molto trova il palo lungo. Bella costruzione dell'azione, bella conclusione del Cob. 9 pari. Tentativo di allungo del Cassano, portata al più 2, ma con un 1-2 con Sciorci e Possamai si riporta di nuovo tutto in parità. Quindi noi abbiamo salvati terzino destro, è entrato un altro giovincello, terzino sinistro adesso. Sì, fuori Mazza. Fuori Mazza per dare un po' di turnover, dentro ancora Simone Labruna. Si sta meritando scampoli di presenza in campo. Ecco, ha capito ancora tutto, Possamai. E realizza. Mi viene quasi il dubbio che Possamai abbia giocato con qualcuno dei nostri negli anni passati. Si è allenato, secondo me. Lo vedo me. Molto dentro i nostri movimenti. È un po' dovrebbe essere il secondo fallo del pivot, sì, è il secondo fallo, se non sbaglio, è il secondo 2 minuti. No, il primo era Nelson. No, rosso addirittura, rosso blu, ma era perché... sì, il blu diciamo è automatico su un rosso diretto, è solo a segnalare che ci sarà un supplemento che, di... Devo dire che Savini è scivolato, quindi si è abbassato. Chiaro che le mani le ha prese in faccia, questo è indiscutibile, però penso che ci fosse la buona volontà iniziale del giocatore di prenderlo sul petto. Ecco. Sì, diciamo che, ti ripeto, adesso con il nuovo regolamento il fatto di colpire al volto l'avversario anche in maniera del tutto involontaria e fortuita viene sanzionata in maniera quasi automatica, non esime con un rosso diretto dalla sanzione. Sicuramente Suid non aveva intenzione di colpire al volto né di far male, però diciamo c'è una quasi automaticità nel cartellino rosso. Poi se la volontarietà o meno non è come il fallo di piede, una volta esatto. Che la parte va sul piede è comunque punizione, qui lo stesso, il criterio è praticamente uguale, quindi non c'era assolutamente cattiveria da parte del giocatore, questo mi sembra giusto segnalarlo. E quindi il Conversano ha un giocatore in meno di praticamente... Sì, di... adesso a parte 2 minuti poi sarà una pedina importante che verrà a mancare a coach Tarafino nel proseguo, ma siamo a un terzo di gara, quindi chiaramente certo, nelle rotazioni. Ha in Sciorci un ottimo pivot da mettere in campo, quindi questo aiuta però insomma diciamo una rotazione in meno, soprattutto anche mi sembra per l'impiego di Suid in difesa per il reparto difensivo, quindi sicuramente una difficoltà in più per Tarafino, poi un ostacolo, poi ha un'esperienza e ha una squadra tale per esatto, cui saprà trovare le giuste compensazioni a questa assenza. Esatto, doppio pivot del Cassano. Sfondo. Sì. Non era proprio fermo Iacme, però diciamo stava scalando sul primo. Devo dire ma che la palla era già un po' che era via, però a un certo punto diciamo non era evidentissimo, ma una chiamata che ci può stare. Devo dire che è il terzo sfondamento del Cassano. Quindi vuol dire che la difesa del Conversano ha preparato anche questo tipo di movimenti e noi dobbiamo essere un po' più bravi, un po' più attenti a fare quel mezzo passo in meno onde evitare il contatto anche accentuato. Anche perché il Conversano è in vantaggio adesso, momento che era importante andare a segnare. Passivo, 1-2. Nelson da fuori, grazie. Ma non riesce a far scendere il tiro, quindi palla che si perde ragazzi, oltre la traversa. Stanno alla ricerca del pareggio dopo aver tentato un paio di volte la fuga, ora si trova ad inseguire. Yes, però il Conversano dovrebbe avere un difensore in meno, in inferiorità. Sì, ancora 19 secondi, palla pivot. Con un consegnato per il pivot del Cassano da parte bellissimo
quel movimento di braccio dolce a scavalcare la difesa e a consegnare come un postino la palla in mano d'oro. Non segnava da un bel 5 minuti, perché l'ultimo gol al 16° di Savini, quindi meno male ci siamo sbloccati, approfittando anche della subita Rumeca che termina adesso, quindi rientra De Caro tra i pali, squadra in 7 contro 7. Marrocchi si accentra, De Giorgio incrocia con Nelson, risale ancora Marrocchi, possa mai spostato momentaneamente a sinistra, lungo giro di palla del Conversano, poi da fuori De Giorgio, ma palla un po' alta, si perde sulla traversa, può ripartire la seconda fase del Cassano, vediamo se decide di spingere. No, poi invece manovrata. Visto che il Conversano era ripiegato in maniera efficace, optano per fermarsi, riposizionarsi. Dieci pari, 22° del primo tempo, 8 alla fine del primo tempo. Possesso palla Cassano. Doppio pivot con Branca che è andato a doppio pivot. Anche che va. Riscarica, passivo, 1, 2, anzi forse 3. Credo che debba tirare Salvati, anche lui non aveva più passaggi. Ottimo, bravo Marrocchi a chiudergli lo specchio, ha lasciato solo il primo palo e poi non è riuscito a trovare, c'è il time out chiamato da Tarafino dall'allenatore della Conversano. Siamo al 22° del primo tempo su punteggio di 10 pari, ritmi molto molto alti, siamo quasi in apnea, quindi sicuramente una chiamata anche per rimettere a posto le cose tatticamente, soprattutto in difesa dopo quel rosso di Suide, dovrà riposizionare gli uomini nello scacchiere Alessandro Tarafino. Yes, vediamo come riuscirà ad affrontare il proseguo del match. Tanto ne approfittiamo per leggervi il restante programma di questa seconda giornata di Serie A Gold. Alle 17:30, quindi fra pochi minuti, prenderà il via Team Network Arbatro Carpi. Alle 18 Junior Fasano Peria Merano e Bozen Romagna. Alle 18:30 Pressano Campus Italia. Invece le due partite di Sassari e Brixen, che vedono le due squadre impegnate oggi nel secondo turno di Coppa IHF, e quindi le due rispettive partite, vale a dire Sassari Fondi e Brixen Rubiera, sono state rinviate rispettivamente al 21 settembre e al 28 settembre. Il sorteggio ha proposto il derby italiano in questo turno di Challenge Cup e quindi le due squadre hanno rinviato il loro impegno di Serie A Gold. Nuovo possesso palla del Conversano. Preso il gioco, 22 minuti e 40 secondi. Nelson centrale. In assoluta parità su 10 pari, quindi ha rimescolato un po' le carte spostando Nelson in mezzo, non più defilato all'ala, ma rientra nella turnazione dei tre ruoli centrali e terzini. E proprio Nelson non vedeva l'ora di tornare in mezzo al campo, avere qualche chance in più, perché primo pallone si alza e va a segnare l'11° rete per la squadra pugliese. Si sentiva un po' legato in quell'angolino. Sì, esatto, era un po' nascosto, condizionato. 11-10 per il Conversano. Doppio pivot per il Cassano. Branca tagliato dall'ala. Attacca, vediamo. Savini croce con la Bruna. Bello! Traversa piena, peccato, poi Salvati riesce a recuperarla, Said poi difesa bene, Salvati dalla posizione da fermo, Salvati ha salvato la palla. La turnazione di Mazza in panchina è un po' più lunga del normale, vediamo che si è tenuto il ghiaccio sotto l'avambraccio a lungo, speriamo sia nulla di grave, solo un dolore momentaneo. Tanto siamo sotto passivo, quindi dovrà tirare Savini e non se lo fa ripetere due volte, doppio appoggio, scarico. Primo palo, Luca. Prova a intervenire Di Caro, ma la palla gli passa praticamente in mezzo alle mani. Marrocchi dalla parte opposta, attenzione a Kabir. 2 minuti. Credo che... Sì, ha preso in faccia. Sì, sì. È stato un braccio teso. Ha fatto due cose sbagliate. Il primo si è fatto fregare il cambio di direzione. La seconda cosa purtroppo l'ha presa in faccia. Marrocchi si stava lamentando che era colpo al volto, l'abbia fatto segno, era più spalla che volto, quindi 2 minuti e non credo che abbiano dato neanche il tiro dai 7 metri, ma no, ci sarà semplicemente... No, perché ha dato il fallo di partenza. Sì, sì, diciamo, ha giudicato il fallo non al volto ma sulla spalla, comunque fallo grave da 2 minuti perché era col braccio teso sul giocatore che gli è andato via.
e poi però, però non era ancora in posizione di tiro e quindi, sì, ha segnato un 9 metri. Certo. Tanto comunque segniamo il 2 minuti a Usman Kabir, quindi Cassano in inferiorità numerica e ovviamente buona la scalata per Nelson. Dall'ala stavolta, non parte al centro. Sì. Ovviamente queste sono le soluzioni tattiche del Conversano, che cambia, mette le sue frecce nelle varie posizioni in funzione del tiro finale. Rientrato Mazza, Luca. Sì, infatti abbiamo visto prima tenersi a lungo il ghiaccio sull'avambraccio, poi anche per il Cassano, attenzione, situazione di extra player. Cioè non c'è nessuno in porta. Non c'è nessuno in porta per consentire il sesto uomo di movimento in, avendo un giocatore fuori 2 minuti. Se consideriamo i 3 sfondamenti e il gol sbagliato... è rimasto là col braccio, ma il tiro ben preciso sul palo, però un po' a mezza altezza. Portiere però si è allungato. Non è andato a proteggere il suo. Perché è rimasto lì e ovviamente Mazza pensava che facesse lo spostamento, invece è rimasto in ritardo lì. E quindi, gli è andata bene. Con il portiere nella giusta posizione, esatto. Il tiro a mezza altezza non è stato sufficiente. Chiaro, voleva un tiro un po' più angolato. Però diciamo. Abbiamo lasciato Marrocchi solo sui 7 metri, quindi ha avuto il tempo di caricare una mina in doppio appoggio senza disturbo. Devo dire, mina in doppio appoggio con palla rimbalzata a terra che va all'incrocio dei pali, c'è responsabilità sia della difesa che del portiere. E attenzione, perché è la prima volta che Conversano ha 2 reti di vantaggio, infatti ha nasato il pericolo, come si suol dire, Matteo Bellotti, e si gioca subito anche lui il suo time out. Non vuole dare troppa corda all'allungo del Conversano. Il Conversano è passato in vantaggio 19, mi sembra, qualche minuto fa, e per ora non molla più la presa. Ricordiamo il 4-1 del Cassano, i 3 sfondamenti a favore della difesa Conversano, il gol sbagliato dal pivot del Cassano con la porta vuota, quindi poi non e anche il contropiede di Branco dopo aver rubato una palla stupenda, però non l'ha concretizzata. Sì, è sempre una via di mezzo tra errore di Branca o di Saitta buonissima parata del portiere di Pasquale Di Caro, che fino adesso, bisogna dirlo, sta sostituendo egregiamente il buon Pasqualino di Gian Domenico. Il buon di Gian Domenico. Cassano 11 in attacco, Conversano 13, 5 minuti a fine primo tempo, meno. Cambio. Riprende il gioco, si invertono le posizioni, quindi Salvati a sinistra e Savini a destra con Mazza in centro. Difesa del Conversano più aggressiva, passata in 5-1 da qualche azione. Quindi prova a mettere un po' più in difficoltà l'attacco del Cassano con la difesa più profonda. 2 su Dorio però. Savini 1 contro 1, viene raddoppiato. Nulla di fatto, bisogna ripartire. Sta intanto per concludersi la sanzione, quindi rientra Riva tra i pali. Difesa questa volta un po' distratta, sì, non si aspettavano il tiro di Salvati. No, pensavano allo scarico, ha detto lui non tira. Ivan ha visto che nessuno se lo filava, con esatto, ha detto già che ci provo, ha detto quasi io tiro, sono qua sugli 8 metri, nessuno mi dice nulla, sono qua provvisori, sto traslando a destra, nessuno mi mette le manone, io tiro in porta, poi ne parliamo. Disattenzione della panchina, della difesa del Conversano, fino a questo momento invece praticamente perfetta. Bello lo scarico per il pivot, poi la palla esce fuori, quindi Riva commette infazione uscendo dalla palla, non ha permesso al giocatore del Conversano di impossessarsene, è giusto, ha detto io faccio 9 metri, intanto dopo torno in porta. Rimane in attacco Conversano, c'è stato questo scarico al pivot, nell'occasione era Lupo, però poi palla che è schizzata via da fuori, wow. E Riva ci mette una pezza, ma recupera Yakemet, rimane ancora in attacco Conversano. Da rigore? Parata su Lupo, e però c'è stato anche fallo di Mazza, credo, sullo stesso Lupo, quindi panificato, bel intervento di Nicolò. Tiro dai 7 metri in favore del Conversano. Però il portiere ha detto, intanto comincio a prendere qua del pivot. Vediamo chi se ne incarica, sarà sempre un'ombra di dubbio, diciamo. Jakub Nelson, ha detto specialista. Portiere, intanto io prendo quella del pivot, poi magari prendo anche il rigore. Una finta.
peccato. Nulla da fare, gol ancora più due Conversano. Sì. Tanto nel frattempo per il Conversano abbiamo visto un'azione precedente, in campo anche il numero 11 Thomas Bunch. Altra novità per questa stagione del Conversano. Cassano sta largo, cambio di direzione, Mazza. Salvini uno contro Salmini. Sì, scusa. 9 metri. Abbiamo il pivot, non c'è più il Super Dorio. Sì, diciamo Dorio e Kabir fanno abbastanza staffetta. Diciamo, normalmente Dorio viene utilizzato come cambio attacco e difesa, poi sulla seconda fase o qualche azione rimane anche in attacco, se no altrimenti viene a dare il cambio a Kabir. Poi ancora tanta, palla recuperata, contropiede per De Giorgio, si accentra e attenzione sul finale del primo tempo, allunga ancora Conversano, più 3, massimo vantaggio con questo bel contropiede di De Giorgio dopo una palla recuperata, credo da Lupo. La prima deviazione sia stata, so che di Jacopo Lupo. Tante maglie verdi sul passaggio in diagonale, poi anche sul contropiede, ed è un bel più 3 del Conversano a un minuto dalla fine. Il manuale dice segna un gol e non far segnare il Conversano. Doppio pivot il Cassano. Sì, questo sarebbe il cronometro, non si ferma, forza Cassano, dai che mancano 40 secondi, su, dai, ecco, allora sì. Deve 40 pulire. Secondi a termine, bisogna asciugare un attimo il terreno di gioco dal sudore, onde evitare scivolate e conseguenti infortuni, quindi giustamente la sicurezza e l'incolumità dei giocatori ha priorità sempre su tutto, anche se a volte si spezza un po' il ritmo del gioco, però l'importante, come detto, è la salute dei giocatori stessi. Ponte di prendere il gioco, 35 secondi, sì, all'intervallo. 5-1 Conversano, doppio pivot Cassano, va Mazza. Ancora fallo su Federico, dopo ancora un buon intervento di Di Caro, ma rimane in attacco Cassano. 20 secondi a termine adesso. Savini salvati. Ecco. Carico per Saitta, passaggio non preciso. Tempo, non c'è tempo per fare il gol. 10 secondi, ultima chance per il Conversano. 8 vediamo, secondi, attenzione. 7. Palla che arriva comunque a Nesson, non se lo fa ripetere. Sul sicuro l'ha fatto. Non anche perfetta gestione morto degli ultimi minuti di gioco da parte di Cassano. 16-12. Partita equilibrata e bella, parte direi quella, fino quella, a fase, quella fase centrale, c'è stato qualche errore da ambo le parti, poi il Cassano negli ultimi minuti è un po' calato, invece certo, il Conversano non dico che sia salito, ma quantomeno è rimasto costante. Va all'intervallo con queste quattro reti che direi sono anche meritate, quindi nulla da dire. Vediamo se Cassano riuscirà a ritrovare la rotta e soprattutto se nel secondo tempo riuscirà a mantenere questo rendimento buono fino a un certo punto, però ovviamente le partite durano 60 minuti e devi giocare a quel livello per tutti e 60, non bastano 25 nel primo, 25 nel secondo, ma devi farlo per 60, anzi dicono almeno 61 minuti. Certo, in sicurezza. Va bene, noi ci prendiamo un attimo di pausa e ma ci risentiamo fra 10 minuti. A dopo, ciao! Ciao.
Lasciati sorprendere dalla vita. Affrontala senza risparmiarti nulla. Anche quando ti mette alla prova. E se qualcosa dovesse andare storto, Allianz non ti lascerà mai solo. Perché Allianz mantiene sempre le promesse. Grazie a prodotti che non riservano brutte sorprese. E agenti che restano accanto a te, soprattutto nel momento della verità. Allianz, insieme dalla A alla Z.
Eccoci qua, pronti a raccontarvi il questo tempo. Ricordiamo seconda giornata di Serie A Gold in campo Cassano Magnago e i campioni d'Italia del Conversano. Quindi ricordiamolo, abbiamo di fronte la squadra numero detentrice del torneo. Mi sa che è entrato Morciardini. Eh sì, quindi Cassano che ha fatto un buon avvio, un buon sì. 25 minuti. Ricordiamo poi il 4-1. Un leggero calo e Conversano, squadra esperta, ha cambiato tanto, ma ha innestato giocatori di qualità e altrettanto esperti quelli che sono andati via, quindi ha approfittato subito di questo calo senza pietà alcuna e si è portato sul più 4 all'intervallo 12-16. Conversano che invece di contro deve rinunciare per cartellino rosso a una pedina fondamentale, un neoacquisto anche lui, vale a dire il francese Suid, che intorno al 20° del primo tempo è incappato in questa sanzione. Perso la palla Salvati, quindi attenzione, grande, meno male, ci mette una pezza Savini, non riesce a tenere la palla in campo ma ha impedito a Jakemet una ricezione e sarebbe stata un gol immediato. Conversano che per il ruolo di pivot, appunto, scontata l'esclusione la squalifica di Suid, ha optato per far giocare Shorch nel ruolo di pivot. Adesso da fuori Blanche, credo, abbiamo già visto al fine del primo tempo e come ricordavi tu, subentrato nella porta del Cassano Luca Monciardini. No, non c'è volontarietà. Beh, però attenzione, non c'è volontarietà. Ma c'è il vantaggio. Ma il palo di piede c'è però. Certo, sì, è c'è. Vero. Vuol dire prendere un vantaggio da una cosa che altrimenti sarebbe fallo. Cioè, chiaramente non essendoci volontarietà non c'è sanzione al giocatore. Non c'è sanzione, ma la palla con il piede mi sembra che ancora non si possa giocare. Non si possa, no. Se non hanno cambiato il regolamento, no. Però non mi sembra che possa essere utilità. Però vabbè, è chiaro. Svista degli arbitri, si continua, intanto Nelson ha segnato, più 5, tutto da rifare per Cassano. Molto bene la difesa del... È stato un primo intervento di Possamai su Mazza, poi... addirittura l'altro difensore del Conversano ha spinto il pivot contro, esatto. Mazza si faceva, devo dire che lo facevo anch'io. Cioè, se tu riesci è una vecchia usanza, se riesci a prendere il pivot e buttarlo contro l'attaccante ottieni un effetto doppio, no? Mi piace l'onestà intellettuale di Casso che ha messo questa cosa con una nonchalance. Ma logico, se il pivot tu lo contrasti, tieni fuori dal 6 e casualmente lo lanci contro il terzino che entra, ottiene un effetto doppio, no? Signori, se è così. A me raccontano si anche. Si chiama massimizzazione degli effetti. Anche, mi raccontano di tue difese in coppia con Facchetti. Con Facchetto, anche con Sergio Dovedi, dove attendavate sì. la penetrazione sì, dell'attaccante sì, tenendovi per mano, quindi le sì. due mani unite nello stomaco del tiratore sì, che entrava. Beh, chiaro, era per non farlo, cioè era per accompagnarlo fuori, non era per dargli nello stomaco, era che in due con una mano congiunta lo portavi verso il centrocampo, okay. Che era lo scopo di non entrare sui sei. Ma anche Dovesi aveva il pugno il destro, che non lo usava molto bene col piatto, ma lui colpiva con le nocche. Con infatti le nocche. Ha aperto il labbro a Radu, un giocatore mi sembra che fosse dell'esercito a Roma, me lo ricordo ancora adesso. Dovesi col suo pugnetto, me lo ricordo. Vabbè, torniamo in cronaca, abbiamo chiuso okay. questa pagina di Amarcord. Vintage, cose vintage, Amarcord, il Cassano 17-12, intanto il Conversano ha aumentato di un gol. Taglia il pivot, Vini scarica, vediamo che c'è un po' di difficoltà perché la buona difesa del molto bello 5-1. La Bruna viene fermato palesemente. Molto difficile per il Cassano. Diciamo, Mazza dopo il fallo di prima è tornato ancora in panchina, quindi non è proprio al 100% Mazza, vediamo abbastanza dolorante. Sì. Speriamo possa riprendersi e recuperare. La Bruna da fuori, molto realizza, bello. Suona la carica, Simone La Bruna. Sento molto il pubblico, dopo
Sì. Siamo scesi un sotto, po' spento. Sì, perché noi siamo venuti su molto in anticipo, quindi non abbiamo avuto percezione. No, ce n'è. Della gente che. Io ti ho detto dalle macchine, parcheggiato quasi al cimitero. Cominciamo a sentirli, anche la squadra ne ha bisogno. Ha richiamato Bellotti al sostegno del pubblico nelle creazioni per partita, quindi ci fa piacere che ci sia questa risposta del palattacca. Passivo. Due. Passaggio al pivot, non va a buon fine, poi palla Nesson, palo, finge dai. Moncia, grande Moncia, parata di Moncia che ha intuito che Nesson avrebbe scelto il primo palo e non si è spostato in anticipo, lo ha atteso e gli ha spazzato il pallone. Dai ragazzi, la devo dare una Moncia, devo dargli una bella croce. Questa è di Moncia, una bella croce sulla paratona di Moncia. Cassani in attacco, sempre 17-13, 5-1 con Ignazio De Giorgi in avanti. Panino! Sarino in doppio appoggio. 17-14. Cassano che la vuole riaprire. Vediamo quale sarà la reazione. Si è perso area. Invasione però di Sciorci. Bella palla per il arbitro di pivot, Fonto, ma molto ben piazzato. Buona azione del Conversano con scarico a Sciorci, ma devo dire che nella c'erano i difensori che erano un pelino avanti, tutti, diciamo, un po' lontani dai 6 metri erano. Diciamo che accettiamo il gradito regalo perché la difesa non era stata perfetta, ma Sciorci nel muoversi ha pestato la riga. Salvati ha provato a guadagnarsi ancora uno sfondo possa mai, però non si è reso conto era che Salvati era spinto, quindi dicevo sì, ti è venuto addosso, esatto. Questo che non discute, però insomma non era in grado di controllare proprio doppio il corpo. Pivot la Bruna, Salvati ancora e va, trova la penetrazione, ma ancora stato una bella parata, sfortunato con la bella mano aperta Beccaro. Molto bella quella mano aperta lì, viene giudicato su 6 metri il vantaggio, quindi io do un'altra croce piccolina sì, al portiere della c'era comunque l'uomo solo sui 6 metri, un uomo solo al comando ed era 17-15. Però insomma vediamo i ragazzi dopo il finale del primo tempo un po' titubante, ora ci sono ripresi, ora bisogna risalire la china, non sarà sempre, però mi sembra che sono sul pezzo per provarci. Ancora parata di giusto, però non 2 minuti, ha interferito col pivot che era in posizione di vantaggio, esatto, rigore, però niente di più di questo. Una chiamata dell'arbitro di difesa in area del difensore, sì, prima c'era ritardo. Invasione di Sciorci, invece in questo caso è il difensore che ha pensato riga per andare a intercettare Sciorci, quindi vediamo cosa mi fa Monciardini, lo vedo molto carico Monciardini. Pablo Marrocchi che realizza, non si fa ipnotizzare. Sarà lunga la risalita. Aia. Sempre 4 le reti. Passati però 6 minuti dalla ripresa, quindi il cronometro inizia a giocare a favore della squadra ospite. Sì. Massa, cambio di direzione, Savini, Panio, no! Peccato, buona l'idea, ma non riesce a far scendere il pallone. Non riesce a tenerlo basso. Palla che si perde di poco, ma oltre la traversa. Come sanno può ripartire, ovviamente non ha fretta, non ha intenzione di accelerare. Abbiamo detto i ritmi sono stati un po' bassi, le squadre non hanno utilizzato la nuova regola della rimessa veloce, quella che vede il cerchio con diametro di 4 metri, all'interno del quale si può riprendere il gioco pur non fermandosi ma ancora in movimento, quindi non abbiamo avuto opportunità di spiegarla dal vivo vedendo cosa succede praticamente. Peccato, allora si sono mossi in tre bene, però non sono andati a contrastare possa mai. Sì, buona la posizione, ma sì, non c'è però, stato il contrasto sull'uomo. La prima regola è devi interferire con l'attaccante, almeno è mancato vai il a coprire il lo spazio, ma devi tiro interferire sul possessore di palla. 5-1 per il Conversano, 19 Conversano, 14 Cassano. Dopo quel fuoco di paglia dei due gol consecutivi. Intanto è entrato Mazza, proprio lui prova a confondere i difensori avversari, ma lo raddoppiano, quindi hanno la meglio per preponderanza numerica. Ancora Mazza. Wow! Questa volta tutti che guardavano adesso cosa farà. Ora scarica il pivot, non la dà all'ala. No, cosa fa? Lui va a tirare.
con un pallonetto fantastico sopra le orecchie del portiere. Ma soprattutto finta di corpo e di braccio, sì. Ne ha mandati tre. Sì, tutti hanno detto adesso passa all'ala, no al pivot, no adesso no, aspetto, lui nessuno prendeva lui. È bello incantare i difensori così, è troppo bello. Ora però bisogna difendere, doppio pivot con Nelson, De Giorgio, risale Possamai. Nelson se ne va. Attenzione, scarica. Possamai ancora. Bravo Mazza. Interrompe l'abbrivio, Mazza. Deve ricostruire da capo con Bressano. 8 minuti al secondo tempo. Gioco fermo perché c'è da sistemare il campo. È scivoloso. 19 Conversano, 15 Cassano, 8 e 17 del secondo tempo. Vediamo, sembra che il Cassano abbia voglia fare un po' più di de buona difesa. De Giorgio da fuori, ma ben piazzato Monciardini, sicuramente Moncia. No, è carichissimo, è sulla posizione, supporto. Sulla posizione è fantastico. C'è un po' poco pallonetto di Saitta, supera portiere ma supera anche i montanti, palla che si perde. Sì, era quasi parallelo alla porta, ha superato il portiere ma era anche più difficile infilarla la palla, due pali così allineati alla tua linea di salto. Angolo molto chiuso, sì. Si è preoccupato di bypassare il portiere però poi l'angolo della traiettoria non ha permesso al pallone arrivare di entro il secondo palo, ma l'ha superato. Peccato però, perché era un bel meno 3. Bisogna difendere però, bravo ragazzi, dai, Cassano. Bisogna costruirla qua. Le distrazioni del primo tempo sono arrivate nella difesa, quindi bisogna ricostruirla da qui, recuperare i palloni, poi in attacco prima o poi entreranno. Oh, grande palla per Sciorci da parte di Ignazio De Giorgio, grande assist. Rete che va referto per il numero 6, ma gran merito è di Ignazio. Sì. Time out sul punteggio di 20 a 15 col possesso palla Cassano sul 15. Quindi Matteo Bellotti gioca subito il suo secondo cartellino verde. Ha visto la sua squadra più rinfrancata rispetto al finale del primo tempo, però il le reti Conversano sono sempre 5. Quindi certo. Beh, infatti abbiamo visto cosa abbiamo sbagliato, era la palla del meno 3. Abbiamo diciamo detto. Decisamente un approccio migliore rispetto al finale, sì. Però numericamente il risultato vede sempre il Cassano a inseguire con certo. 5 gol di distacco. Nonostante il contributo che ha dato su questo secondo tempo Monciardini ha dato del suo peso sui suoi interventi e il Cassano doveva sfruttare più questa possibilità. E soprattutto bisogna gestire meglio la difesa perché in attacco, a parte l'ultimo tiro adesso sbagliato da Saitta, stiamo costruendo, stiamo anche realizzando con buone percentuali, però nonostante le parate di Moncia bisogna incrementare un po' l'aggressività in difesa, concedere meno spazio agli avversari. Adesso non ho capito che contestazione c'è stata da parte del commissario. Non rientravano sulla panchina, erano tutti in campo, ma dovevano essere i giocatori di movimento perché era suonato. È suonato alla fine. Non avevo sentito. Tornate in panchina, in campo ci stanno quelli che giocano. Ripreso il gioco nel frattempo. Cassano 15, Conversano 20. 5-1 Conversano, come vedete. Ora Mazza andrà a centrale. Savini, penetrazione. Gran gol, questo lo segnaliamo al 39esimo. Gran gol di Jack. Conversano possesso palla, Cassano 16, 10 del stiamo concedendo troppo all'ala destra, cioè è vero che Nelson gioca in una posizione non sua, però se gli concediamo questo spazio, poi quando ha dato terzino però ha segnato subito, se ti ricordi, a parte che ha segnato anche dall'angolo morto prima, quindi non ha mai giocato ala, ma il braccio e il polso sono di quelli buoni. Se poi gli lasciamo anche 4 metri dall'ala, la vedo un po' difficile recuperare. Ho entrato un Visentin, 81 è entrato. Sì, Giacomo Visentin.
Tanto Mazza, Paolo 1 contro 1, arriva sui 6 metri e grande, si guadagna un tiro dai 7. Avete visto con la finta di scarico a destra, semieretta a sinistra, entrata tra i due difensori, a quel punto può essere solo rigore. 2 minuti per il giocatore del Conversano. Eh sì, 2 minuti a carico di Pablo Marrocchi, numero 25 del Conversano. Tirerà un bel Mazza. Sarà proprio lui a incaricarsi di questo tiro dai 7 metri. Vediamo se lo converte. Tutto pronto. De Caro decide di uscire qui quasi al limite dei 4, poi rientra un attimo. Vediamo la prima finta di Mazza, magari ci frega e non la fa, invece la fa. Intuisce De Caro che il tiro sarebbe passato sopra la sua testa e lo neutralizza. Sempre più complicata la risalita per il Cassano. Metto un'altra croce per il portiere del Cosa. Qui è la parata lui. Sì. Il tiro era forte, era anche sì, non piazzato, ma ha deciso di fare un semiarco sopra il portiere, ma non ha boccato la finta, è rimasto lì e è andato a spazzare questa trasformazione. De Giorgio 1 contro 1 su Savini, che però lo intercetta. Doppio pivot, va come sono vicini. Sì. Poi Nelson ritorna nella sua posizione, attenzione. Palla ancora De Giorgio, scarica ancora per Nelson. Sì, infatti vedi che se gli chiudi un po' l'angolo, permetti al portiere di fare qualcosa di più. Interferisci un attimino col suo movimento di passo per lo stacco, è più difficile, infatti non si è alzato tanto. Sì, ricordiamo, non è solo la naturale, ci avrà giocato nell'arco della sua carriera, questo in dubbio, però ovviamente... Ma cosa sbagli, ancora, peccato. Adesso stiamo abbassando, detto sì, che stavamo tirando proprio le percentuali, manca la difesa, invece ora sta venendo adesso un po' meno anche l'attacco, perché questa era una buona occasione per il caso, un buon passaggio di Labruna per Kabir, ma certo, si è girato bene, però ha affrettato un po' se troppo. Se tu hai notato, non ha proprio avuto fretta, lui si è alzato. Dalla rotazione al tiro è passato un decimo di secondo. Sì, è vero che non era in equilibrio, non era in equilibrio perfetto, però non c'era neanche il giusto per l'avversario, esatto, era solo, quindi aveva esatto, quindi non sei in equilibrio perfetto, puoi aprire di più il braccio, guardare un attimino il movimento portiere, chiaro, facile dirlo qua seduto, là è un attimino un po' più difficile, però il difensore non ce l'hai più. Esatto, quindi Cassano che non sfrutta al meglio, anzi, addirittura rischia di avere un passivo, la superiorità numerica derivante da 2 minuti a Pablo Marrocchi. De Giorgio, palla Sciorci. Ho visto il pivot un po' libero, avevo visto. Sull'uscita di Monce, costretto ad arcuare maggiormente. Beh, devo la dire, traiettoria. Devo dire che anche i giocatori del Conversano su con Mocciardini in porta. Guarda, questo sarà nessun 2 minuti. Invenzione di Mazza. Chiede 2 minuti. Sì, chiede anche 2 minuti, perché lui si è inventato un tiro in caduta che sa soltanto lui come ha fatto, però insomma la spinta. Era Ruzic che l'ha contrastato. Oh. 17 Cassano, 21 Conversano, siamo ritornati al gap del primo tempo e siamo 13 del secondo tempo. Bellotti calzato a difesa, 5-1, anzi quasi una 3-2-1 con quasi a uomo. Bello. Un passaggio è stato deviato, forse c'è stata una deviazione di un difensore, infatti si prenderà con una... chiama time out all'allenatore del Conversano, non gli piace cosa sta succedendo. No, non ho capito se c'è stato il time out o il commissario che richiama l'arbitro. Vedo l'allenatore del Conversano in campo. No, non capivo se era il time out della panchina o il commissario che richiamava gli arbitri per dare sanzioni alla panchina. No, però invece c'è era stato lui con già il, in mano, il cartellino. Okay. Già in mano la tavolozza per spiegare le cose ai suoi giocatori. Ok, quindi secondo non gli time piace out... perché effettivamente il Cassano un attimino ha alzato l'intensità difensiva e il Conversano fa qualche errore in più. Gioca sul fatto che ne fa anche del Cassano di errore, poi i gol, diciamo, come ha fatto Savini e come ha fatto Mazza, che sono delle performance personali, mantengono la differenza, però ovviamente il Cassano deve fare qualcosa di più in difesa e in attacco. Ma... con Mocciardini, ripeto, che sta continuando a dare il suo peso. Ma soprattutto dopo il tema precedente di Bellotti, il Cassano ha cambiato un po' la difesa, quindi molto più aggressiva. 5-1 in alcuni frangenti, è quasi una 4 più 2 con due giocatori a uomo come Savini e Mazza fuori, quindi
probabilmente Tarafino voleva aggiustare la tattica offensiva per bilanciare la nuova difesa del Cassano e dare indicazioni ai suoi giocatori per avere le soluzioni pronte a portata di mano. Quindi assolutamente, sta è di sempre fatto una partita a scacchi, a mossa c'è sempre una contromossa, ad azione c'è una reazione, quindi bisogna intervenire con nuove indicazioni quando non si riesce dalla panchina a dare le indicazioni precise. Mi è sembrato di vedere un Bragion che si muoveva dalla panchina del Cassano che andava verso il tavolo, adesso è ritornato. Va bene. Intanto siamo pronti a riprendere il gioco, possesso palla per il Conversano, 21 per i pugliesi, 17 per il Cassano. Vediamo se riusciranno a conquistare questo possesso palla e avere la chance del meno 3. Tanto passivo? No, non so se è passivo o solo per ripresa del tempo. No, passivo, quindi 4 passaggi, questo è il secondo. De Giorgio, 1 contro 1, prova a infilarsi, prova a capire, ottima scelta di tempo. Dovete andare in due tiri, devono andare. Questo è il terzo, deve tirare Marrocchi, peccato, e lo fa. Peccato. Come meglio non poteva, infilando la palla dove mannaggia, il Monciardini non è stato non in piedi, arrivare. Ma mi sa che gliel'hanno deviata, era in caduta. Savini, la Bruna, Panio, sottomano, con il suo braccio destro. È molto più aggressiva la difesa da Cassano, segue il pivot, esce 4-2. Ma dai, ma Lala si deve mettere in qualche maniera, anche cercare lo sfondamento. Panion! Inferiorità del Cassano che sfrutterà. Per fortuna l'arbitro ha dato 9 metri. Sì, fasi un po' confuse, diciamo. Sì, esatto. C'è Savini che ha messo un po' male. Ha preso un po' una trambata. Intanto il Conversano è in vantaggio di 5 gol e possesso palla, e non è poco in questo secondo tempo, devo dire la verità. Sì, sì. Con tutto lo sforzo che sta facendo il Cassano, perché il Cassano, come vedete, la difesa esce, scarica, invasione di Possa, palla recuperata, Moncia, vai, vammi, mazza, vammi. Wow, cosa mi ha visto di là? Ma no! Schiaccia troppo il pallone Saita. Ancora il secondo errore di Saita. Prima se l'è fatto prendere, adesso ha fatto un fiore e gli ha bit sopra. Effettivamente una grande brutta palla cosa di Mazza, perché si è accorto che stava per fare infrazione di passi. Certo. Era lontano per cercare la conclusione. Ha visto a colpo dell'occhio Saita solo. Campo completamente aperto. Schiaccia troppo il pallone, la palla rimbalza oltre la traversa. 15 minuti per incipriarsi, fare il cambio di direzione, guardare il portiere, tornare in bagno e poi tirare. Questo e è sbaglia. Un errore importante in un momento passivo. Tanto passivo. Ma no, ragazzi, ancora un gol così. Più 6 Conversano con questa volta ha un po' di colpe anche Luca, perché il tiro era schiacciato, secondo, rimbalza, che è sempre difficile, perché però era già giù, non aveva tutta quella forza, purtroppo quell'energia. Lui deve stare in piedi in coordinazione, chiaro, col senno di poi è da qua. Noi diciamo sempre, noi siamo qua belli seduti, esatto, tranquilli, con l'acqua che beviamo. L'unica cosa che abbiamo caldo, però abbiamo l'acqua, abbiamo i viveri, abbiamo tutto. Là è una tensione un po' più partita, complesso. È una cosa. Ecco ancora, ovviamente adesso intanto è entrato Branca nel frattempo. Qualche dubbio in più. La Bruna pivot per Kabir viene disturbato mentre le recensioni. Diciamo che metri. Lui gli hanno intercettato la palla, ma qualcuno gli ha dato un rozzone nella schiena che a momenti va al supermercato. Mazza Panion. Ancora per lo stesso Kabir, questa volta non era pronto. No, a me quindi, le palle basse piacciono, mi piacciono anche le palle sulle mani.
qui si era appena ripartiti, non si era ancora posizionato, quantomeno la posizione c'era perché era in vantaggio il difensore, ma non aveva la posizione per poter fare una ricezione anche in condizioni precarie, quindi forse un po' forzato questo passaggio, anche se ripetiamo, da qua è tutto molto sì, più semplice. Se gol, eccolo, se l'è perso anche qua, c'era una ruzzata, ma secondo me non so se c'era la spinta, che Nelson quando ha visto che ha perso la palla ha accentuato un po', tanto palla rubata da De Giorgio, poi vediamo un attimino, assistenza viene servito, gliela spazza, perdere la respinta, te l'ho detto, crociona per Luca Manciardini, dai, te l'ho detto, fase un po' convulsa, bisogna ritrovare lucidità. Gli arbitri stanno lasciando giocare molto. Io adesso il Monciardini però questa gliela do. Questa qui sì. Dispiace. Gli arbitri lasciano molto giocare, quindi bisogna essere un po' più lucidi. Oh, c'è un 45 metri aveva adesso. E mettiamo un punto fermo, però sono sempre 5 le reti di svantaggio. È entrato Dorio, Luca. Non era utilizzato da un po', quantomeno in attacco. Vediamo se il capitano riesce a dare un po' di energie fresche. Anche perché il capitano, dargli una palla bassa così, deve andare giù fino là a prenderla. Se la dai 3 metri fa prima. Ma se era il difensore sì, era dietro. Però infatti viene fischiata difesa in area. Difesa in area, allora mi sta bene. Salvati era dietro il pivot. Però non l'ha tenuto fuori. Quantomeno ha tenuto fuori più, ma non è riuscito a stare fuori lui. Quindi, per tenere fuori dal 6 era dentro lui in area. Quindi l'arbitro ha giudicato comunque che non era un centimetro tanto per, certo, ma c'era un vantaggio dall'essere in area. Perché se piedi sull'arancio, vediamo, Monce comunque mi è piaciuto. Ancora Marrocchi, una finta e spazza Moncia, quindi altra bella croce. È la seconda che gliela chiamo, attenzione. Io qualche palla ad Orio la darei. Soprattutto quando c'è il mismatch. Salvati, Savini, Mazza, uno contro uno, entra dentro, prova a sorprendere Di Caro. Ma bravo. Ha provato. Extremis, Possamaia l'ha preso bene, poi lui stava tentando ancora col braccio di fare coordinazione. Scaricone, va che va. Da fuori Mazza ancora. Ha preso le misure. Interviene, che bella posizione che c'ha quel portiere lì. 24 Conversano, 19 Cassano, 10 al termine, 10 e mezzo, stiamo per entrare nell'ultimo terzo del secondo tempo o sesto di gara, che però ha capito, no, tutto se l'è preso Mazza, è andato, vai no sì, cosa ha recuperato, ragazzi? Allora, ha preso la palla dalla spazzatura, ha preso, cioè a cominciare dal passaggio di Mazza qua sotto, non ho capito chi è l'allungo su banca. È bel gol comunque, 24-20 Luca. Sofferenza, gran recupero di Mazza però Luca, sì stava per essere superato da Nesso, ma se l'è perso, ma ancora, ma Moncia è salvati sulla respinta. Ancora le crocione per il Monciardini, ma c'è un po' l'ala libera però, c'era là la difensore. Luca sta sopperendo un po' le mancanze della difesa ed ora però in attacco bisogna continuare sull'onda degli ultimi 2-3 attacchi che ci hanno visto protagonisti. Palla del meno 3 con Mazza, due minuti, svai minuti sulla faccia fallosa, svai minuti sulla faccia, due minuti per De Giorgio, mi sembra capito Nelson. Nelson che sì. E attenzione perché per Nelson si tratta della seconda sanzione, quindi seconda esclusione temporanea per Jacob Nelson. Non so se ha dato rigore o 9 metri, mi sa che sono 9 metri. 9 metri perché non era ancora in posizione di tiro, stava caricando, stava cercando di superare, quindi credo che sia 9 metri, però sì. Segnaliamo, c'è Dorio sui 9. Segnaliamo la seconda esclusione temporanea per Jacob Nelson. Inferiorità numerica in difesa del Conversano, palla della meno 3 per il Cassano, vediamo cosa succederà con Dorio così alto, è più facile. Savini, ecco, per Branca, ci siamo mangiati
mannaggia. Credo che l'abbia toccata Di Caro, se non ho capito no, male. No, lui ha, ha cercato un si primo è palo. Masticato la palla, mi sembra, però non vorrei sbagliarmi. Mannaggia, abbiamo avuto due errori di Saitta e uno di Branca sui momenti topici, sui 6 metri, ma con il primo difensore a 17 metri. Come dice qualcuno, un pallone perso è un pallone perso, ma quando il peso specifico è alto è purtroppo... Sì. Era in ritardo, gli darà anche due minuti, Davide. Gli darà anche due minuti perché era di fianco. Salvati. Era di fianco e lo doveva, doveva buttarsi sui 6 metri, allora sì, ma lui si è buttato sul giocatore. Mi dispiace tanto perché il Cassano aveva superiorità numerica. Peso specifico, era una palla importante, superiorità numerica ed era altissimo, ha determinato la loro azione, due minuti a te. Esatto, e quindi era altissimo col peso specifico. Questo è lì. Il peso specifico che parlavamo prima, che un pallone perso non è uguale ad un altro pallone perso. Non sono tutti uguali, dipende dal momento, perché il Cassano avrebbe segnato e molto probabilmente non avrebbe preso l'inferiorità numerica. Non so se mi spiego. Un meno 3 con ancora. Correggiamo qua 25 con Versano. Un meno 3 con ancora un minuto abbondante di superiorità numerica. Qui invece sei a meno 5. Certo. A parità di uomini. A parità numerica. Ah, non riesce a servire Dorio. Va là, l'attenzione. Attenzione, porta vuota. Prova De Caro e realizza. E questo credo che possa essere l'inizio della fine. Esatto. Sicuramente un passaggio importante del match. Intanto infatti se ne rende conto Bellotti e deve giocarsi il suo terzo e ultimo cartellino verde. Detto time out, perché cosa vuol dire sbagliare, capire il primo tempo... la porta vuota invece segnarla, la differenza è quella lì. Comunque notiamo che questi pesi specifici sono tante cose, abbiamo avuto che le super parate di Monciardini sono state compensate dagli errori di Saitta e di Branca nei momenti topici, quindi purtroppo il Conversano ne determina un incremento del gap. La matematica non è un'opinione, mannaggia. Poi non sappiamo se è un problema anche fisico, perché poi lo chiederemo a Bellotti nel post gara, però in entrambe le fazioni di gioco il Cassano ha giocato bene per 25 minuti nel primo e diciamo 20 nel secondo, ora qualche errorino in queste ultime fasi, quindi può esserci anche un appannamento fisico che genera però anche quello che non è una minore lucidità mentale nelle scelte. Non è ammissibile un errore dei 6, purtroppo ne ha fatti o meglio gli errori che ha fatto il Conversano sui 6 metri sono stati per la grande parata a Mocciardini. Ecco, ancora. E adesso un passaggio affrettato ad Orio. E non torna più nessuno. Quindi ho quasi l'impressione che il linguaggio del corpo dica che l'ha data su. Siamo stanchi, non ce la facciamo più. Al 22esimo non è corretto. Essere sotto fino a 4 gol fino a 2 minuti fa, che vuol dire aver pareggiato il secondo tempo. Vedo della rassegnazione nel linguaggio non verbale. Yes. Tanto proviamo a restare in cronaca con Possamai, Marrocchi, rientra Nesson per il Conversano, quindi Conversano in superiorità numerica. Passivo. Due. Da fuori Marrocchi viene, pensavo deviato invece probabilmente gli è rimasta la palla attaccata perché l'ha schiacciata a terra lui. Si è sentito un canone, un braccio, un qualcosa. O è stato una deviazione del Pius, insomma. Però c'era l'ala tutta libera e ancora. Si vede che non se la sente dalla Visentin. Prova a non arrendersi Giacomo Visentin dalla sinistra, la butta dentro. Però è stato smarcato poche volte da Mazza quando Visentin era libero con il suo primo adesso uomo a 4 metri. Non ho fatto caso se stiamo giocando in essere peggio, però insomma costruiamo una buona azione in inferiorità numerica, quindi proviamo a crederci. 6 minuti, ancora 5 reti da recuperare, quindi siamo più o meno come eravamo all'intervallo. Comunque le inferiorità numeriche non vengono segnalate sul tabellone. Non sempre sul tabellone mette, però l'importante è che ci siano i cartellini verso le panchine. Nesson, De Giorgio, uno contro uno, Possamai,
Nelson e wow, si allunga Moncia e questo gliela do crocetta per Moncia. L'ultimo passaggio, quindi tiro un po' forzato di Nelson, poi ancora scarico per Visentin però Pasquale Di Caro è lì a fare il suo mestè. Abbiamo la prima, l'ha superato, la seconda devo mettere il quarto errore da 6 metri. Questo era un angolo un po' chiuso, non era sì, proprio una situazione, un'occasione nitida, però De Caro ha fatto il suo. Non ha fatto rimpiangere Pasqualino. Yes. Vediamo un po' più De Caro che si avvicina alla panchina a ricevere indicazioni dal compagno di reparto. Posso non può scendere in campo, ma può sicuramente dare consigli wow, della sua esperienza. Wow, ancora. No, raga. Lancio di mazza per Kabir, ma De Giorgio ha capito tutto. E gli ha dato la palla a Cassano. È doppia, è trattenuta, è qualcosa. Non ha dato il fallo. Devo dire che Kabir l'ha un po' voltato là. Un po' Ruzic l'ha fatto. Diciamo era generosa questa chiamata. Sì, che, diciamo perché così, è vero che aveva il controllo palla, ma con la schiena a terra un po' più difficile. Però probabilmente ha giudicato anche un atteggiamento sì, un po' passivo nel non voler ripartire, di prendere il fallo, quindi, di cercare esatto, il fallo. Infatti fa dei gesti strani il Davidino, tipo tuffo, qualcosa del genere. Con la Bruna Salvati, dai. Savini, la Bruna, no, perde palla, la riconquista, ma sì, credo doppia, commettendo doppia, sì, chiaramente non l'ha toccata ecco, nessuno. Ecco, devo dire che assieme sugli errori dei 6 metri devo mettere anche gli errori gratuiti, perché mi sembra che sia il secondo pallone che la Bruna gli va via così a... E ti assicuro che ho seguito gli allenamenti in settimana su questa cosa, Bellotti, ma mi dispiace, ci sta, ma lui molto, già prima dei 9 metri, qualche 5 minuti fa, la palla gli si è alzata ancora, quindi ha un problema nella prima tenuta. Diciamo che in allenamento, negli esercizi, nelle partitelle, le palle perse venivano scambiate con un sacco di flessioni, esatto, da fare al momento, quindi... Tanto allunga ancora con Bressano, con Sciorci mi sembra. Non lo so, non ho guardato. Marocchi. Numero 33. Ah, il Lupo, sì. No, beh, hanno avuto, eccolo lì, numero 25. Grande Davidone. Ed è, abbiamo il Conversano 27-21, ha messo la partita in cassaforte a meno di 4 dalla fine. Savini. Carica per non la c'è Bruna. Più spazio, non c'è spazio, più inerzione, come si dice. Brutti passaggi, bisogna scaricare, non fluida, tirar su sempre dall'ala. dalla spazzatura. Pania! Un doppio appoggio e trova il barco. 27-22, a 3 dalla fine, caro Luca. Sì. Diciamo proviamo a tentare un anale, perché in 3 minuti recuperare 5 reti la vedo difficile, dove proprio spegnersi, blackout improvviso per il Conversano, quindi proviamo a iniziare un'analisi. Sicuramente un buon Cassano, non ancora al top, 25 minuti nel primo e 20 scarsi nel secondo. Conversano, anche loro è un cantiere in evoluzione. Rigore, 2 minuti per me anche. Per il Conversano, anche loro dicevamo, cambiato tanto, quindi è un cantiere in movimento, non hanno giocato a ritmi altissimi, hanno gestito molto, però nel complesso hanno avuto una maggiore costanza di rendimento, non hanno avuto dei picchi alti, ma neanche dei cali netti evidenti come i nostri. E soprattutto hanno avuto meno errori sui 6 metri, e quello è quando hanno sbagliato, era più preso del portiere che errore, e non era proprio sui 6 metri. Vediamo cosa mi non fa. Non c'è il stato un dominio netto, però insomma, però, le 5 reti di scarto, su Mattuncello, un pelino alla volta, guadagnato sì, e meritato sì, senza dubbio alcuno. Soprattutto 4 nel primo tempo. Vediamo cosa mi fa Mazza. E ovviamente deve, come hai notato, dopo la finta ha dovuto andare a terra per tirare, perché ho molta paura di sbagliare. 27-23, quindi bravo comunque Mazza a ripresentarsi sulla linea dei 7 metri dopo l'errore precedente. Certo, infatti l'ha elaborata molto di più questa palla, come tu hai notato, dopo aver fatto la finta, prima di tirare ha messo quasi le orecchie per terra. Quindi quello che voglio dire, vediamo cosa dice il sì, di capire cosa... Ha chiamato un time out, però non ho capito cosa c'è. Sì, c'è stato un... c'è qualcosa che non funziona, il time out non viene assegnato.
non so, non era time out, perfetto, era... Sì, c'è stato un richiamo da parte dello scambio tra Bellotti e Jacopo Lupo sulla che era in quel momento fuori dal campo, quindi in panchina per il conversano. Non ho capito l'argomento, poi i due si sono chiariti, sono andati 5, quindi probabilmente qualche discussione o sul cambio attacco e difesa, qualche movimento sulla panchina, però nulla, nulla di grave. Sì, si riprende il gioco, non c'è stata chiamata il tema conversano, gioca dire. Nesson Possamai, due minuti al termine. Sì, se lascia un chilometro quadro, grazie. E ancora Moncia. Sì, Moncia però, sicuro. Sì, però il suo, no, l'aveva tirata di là dal primo palo. Dalla quella palla lì. Okay. Si scivola però. Meno 3. Corce a distanze la Bruna. Comunque Monciardini ha fatto, ha preso due gol sporchi, però ha fatto una decina di parate passati, fantastiche. Esatto. Cos'è successo? Chiamato? Questa volta c'è la chiamata del time out da parte di Terrafino, che vede anche in questo momento la sua squadra poi un pelino sulle ginocchia. Certo. Il margine di sicurezza è ancora ampio, tra i reti a un minuto e mezzo alla fine, margine possesso tranquillo palla. Però da vecchia volpe ha capito che i suoi hanno bisogno di respirare 60 secondi, quindi non darà particolari indicazioni, gli permette solo di prendere fiato e chiamerà giusto uno schema da fare su, quindi non dobbiamo pensare, ma vi do indicazioni di cosa fare, fate questo. Il famoso schema 12, c'è palla balla e tira, quello effettivamente è uno schema che si usa sempre. Consiglierà di giocare lungo, aspettare la chiamata del passivo e poi, una volta che l'arbitro chiamerà il passivo, sapranno cosa fare con i quattro passaggi a disposizione. Eh sì, perché in questo momento ogni attacco lungo è oro. Sì, diciamo che Terrafino ha esperienza da giocatore e da allenatore per capire che era il momento giusto per giocarsi l'ultimo time out. Se non mi sbaglio quest'anno non ha più Radocic, giusto? No, Conversano ha, oltre ai giocatori che sono due, Alessio Moretti e Saiti che sono entrati da noi, anche Radovcic e Giannoccaro, capitano, che hanno appeso le scarpette al chiodo. Le scarpette al chiodo. Riprende il gioco intanto. Possesso palla con Versano 27, difesa Cassano 24, un minuto e mezzo alla fine. Visentin va fuori a fare... Passivo subito. Non concedono troppo tempo gli arbitri. E dovrebbe anche... Palla su Possamai. Dovrebbe anche dare il... Adesso attenzione. Sono due passaggi a disposizione. Questo è uno, deve tirare Nesson, palla sulla traversa, può ripartire Cassano. Dai, un tre minuto reti, alla fine, ci vuole un gol rapido, pivot ci forse. Vuole un miracolo più che un gol rapido. Ma perché vai a sfondare? Sì. Ma perché mi fa il terzo sfondamento? Ho capito che il Conversano va sul giocatore meno esperto del Cassano, lo farei anch'io. Però molla la palla prima di arrivare vicino alla difesa. E il Cassano perde la, diciamo, perde la possibilità di andare a meno 2, la partita era già persa. Comunque il Conversano usa la sua esperienza. Visentin cerca di recuperare. De Giorgio uno contro uno. Ancora, ancora. È rimasta lì con la manona, devo dargli un'altra croce al... Hai visto come è rimasto con la mano così? Non l'ha neanche tirata su. Chi è il Possa? È il Cobra. Per me ha perso un po' di squame il Cobra. Sì, eccolo qua. Per lui. Quanto viene chiamata la rimessa dal portiere? E palla, sì. Palla Cassano, perché ha lasciato il gioco andare avanti. E il super Monciardini è rimasto lì e ha detto tira pure Panino, gliel'ha presa lì in posizione scultorea. Mancano 18 secondi alla fine. Chissà se il Cassano riuscirà a fare un gol. Vediamo, ultima azione della partita. Ancora, qua, ancora! Quella palla lì, ma cos'ha quella nemica? Panio!
e segna il Cassano un secondo dalla fine. 27 con Versano, vince Cassano 25. Sì, diciamo risultato che diventa meno pesante nel finale, per un lascia un po' di amaro ancora, un calo di più evidente del Cassano. Cassano che ha perso la partita nella finale del primo tempo, se ne sono messi. Poi nel secondo tempo, nonostante più due, ha fatto nonostante le buone parate di Monciardini che è subentrato, arriva nei pali, però in attacco troppe palle perse, troppi tiri tra virgolette facili sbagliati, perché una pallamano non c'è meno di facile. Poi diamo merito anche a Pasquale Di Caro che a pari di Monciardini gli abbiamo dato il suo ce l'ha messo, quindi Cassano è un po' mancato di continuità. Il Conversano non ha dato l'impressione di ammazzare e dominare la partita, però sicuramente ha avuto un rendimento più costante, qualità non altissima, però medio-alta e soprattutto costante per tutti i 60 minuti. Il necessario per vincere. Il Cassano troppo altalenante per pensare di strappare il risultato, ricordiamola, la detentrice dello scudetto, quindi insomma... Ci sta. Ci vuole la partita perfetta se vuoi fare punti con ma io ti direi un po' meno di perfetta, segnando cosa ha sbagliato il Cassano, perché adesso è andato in meno due perché il Conversano ha lasciato questo gap di 4, l'ha tenuto come sicurezza. Se ce ne aveva, se era su solo più due, non avrebbe giocato così. Sì, quindi chiaro. Magari ne recuperava uno il Cassano, però quegli errori lì in quel momento lì, come abbiamo detto, gli sfondamenti per inesperienza che Conversano si è anche preso, dobbiamo dire la verità che Conversano ha giocato bene in difesa per prendersi questi limiti di certi giocatori momentanei, di certi giocatori che sanno, quindi grande squadra che gioca anche di testa. Bene, allora sul punteggio di 25-27 noi ricordiamo gli appuntamenti per il Conversano, ovviamente qua per l'attacca, ricordiamo gli appuntamenti di settimana prossima. Oggi è cominciata anche la Serie 1 femminile, quindi sabato prossimo alle 16:30 avremo la prima partita in casa delle nostre ragazze che ospiteranno il Salerno, mentre per i ragazzi trasferta domenica mattina a Chieti contro il Campus Italia. Quindi questi i prossimi appuntamenti. Io ringrazio Davide Bianchi in regia, Davide Cenci alla telecamera e Luca Basile e Cassio Pieti. Vi danno appuntamento a sabato prossimo. Ciao! Ciao!